In questa lezione vediamo una semplice animazione che è stata creata con un background. Il background ci serve come integrazione di quelli che sono i nostri personaggi direttamente all'interno della nostra viewport e saranno proiettate le ombre direttamente su questo background con una serie di shader che abbiamo già studiato all'interno dei corsi di Mental Ray. In questa lezione vediamo semplicemente come si può costruire una cosa di questo tipo. Vado ad esempio ad creare un background per questa scena. I background si costruiscono semplicemente prendendo ad esempio un file, portandolo direttamente sulla viewport in modalità sceneggiatore realistica. E lui vi dice viewport background, ok, e in automatico che cosa fa? Va ad inserire direttamente questo background direttamente all'interno della viewport. Chiaramente una volta che noi abbiamo inserito un background di questo tipo, dobbiamo orientare quella che è la nostra scena, quindi entreremo preferibilmente all'interno di quella che è una camera prospettica. Si può selezionare un personaggio se è già attivo oppure se non è attivo ancora niente, ad esempio cancelliamo tutti gli elementi, diciamo unfreeze all, ed selezioniamo ad esempio il nostro flow che io ho nominato come corsa, quindi cance, un flow camminata cance. Ho solo una plane, una pavimentazione che può essere utilizzata come strumento ad esempio di rotazione, come sto facendo adesso con gli strumenti di rotazione, oppure possiamo utilizzare gli strumenti presenti all'interno del nostro perspective smash. Qui vedete che noi abbiamo delle linee, queste linee possono essere utilizzate, ecco, in questo modo per creare una corrispondenza con quelle che sono le fughe prospettiche, come sto facendo adesso. E una volta che ho creato le fughe prospettiche, mi muovo con il tasto centrale del mouse e posso fare uno zoom in avanti e indietro in relazione alla possibilità anche poi di avvicinarmi con questi tools, che sono dei tools, diciamo, di distanza in modo orizzontale o verticale. Basta fare un clic e poi si aggiorna direttamente la viewport. Qua, se mi voglio alzare o se mi voglio abbassare, si fa un clic, vedete che abbiamo, come dire, una certa corrispondenza di quelli che sono le fughe prospettiche. Questa è la parte orizzontale, attenzione a muoverla perché è abbastanza sensibile. Detto questo, si riesce con questa serie di strumenti ad arrivare ad una specie di allineamento. L'allineamento ci serve per costruire poi degli oggetti direttamente sopra la nostra scena. Cancello ad esempio la mia camera, qui direttamente dalla perspective vi dico un create camera from view, quando sarò, diciamo, contento di quella che è la mia inquadratura e la simulazione che rispetta poi il mio background. Una cosa che dovrò fare è sostituire le mappe di background, quindi andrò all'interno del material editor o slate editor. Qui dentro abbiamo già una serie di concatenazioni che sono inserite direttamente con uno shader che è abbastanza particolare. Ve l'ho già impostato per lavorare direttamente in questo tipo di scena. Questi elementi li possiamo anche cancellare perché non ci servono. La cosa importante in questi shader è avere lo stesso tipo di mappa che noi abbiamo utilizzato per il background, quindi questa mappa deve entrare qui dentro e questo materiale poi deve essere applicato al piano per ricevere le ombre direttamente dai personaggi. Per fare questo, io dovrò entrare direttamente all'interno di quelle che sono le informazioni del background, quindi ad esempio viewport background, config background. Lui mi dice: guarda che tu stai utilizzando un file che io ho caricato direttamente dai file disponibili, che si chiama ad esempio 103201, quindi ad esempio è questo file. Questo file quindi io dovrò identificarlo all'interno di quelli che sono i file disponibili, che sarebbe poi questo. Dovrò
prendere direttamente questo file e lo dovrò inserire direttamente qua dentro, e lo faccio con questa modalità. Faccio un click, entro direttamente all'interno di quelle che sono le mappe disponibili, quindi nel mio disco locale Maps. Andiamo all'interno delle varie mappe dove io ho salvato il mio file. Eccolo qua. E quindi vado a caricare la stessa mappa. Ok? Quindi vado a ristabilire che cosa? Questa mappa che è direttamente all'interno del environment di 3ds Max che io ho inserito, infatti è la stessa mappa. Questa mappa serve per catturare quelle che sono le informazioni di sfondo, le informazioni di riflessioni con un altro tipo di mappa che si chiama Crumble. Qui dentro infatti c'è un altro tipo di file che vi farò vedere tra poco, e questo rispetta la possibilità di creare delle riflessioni, la possibilità di far collimare le informazioni di sfondo con le informazioni di background che abbiamo inserito qui dentro. Giustamente poi quando dovrò fare il render dovrò creare una dimensione abbastanza simile all'immagine che io ho caricato, quindi quando andrò all'interno delle informazioni di render setup dovrò creare qui una similitudine di quello che è il rapporto di questo sfondo con questa immagine, più che altro l'immagine che ho caricato direttamente all'interno dello Slate Editor in questo momento, perché è lei che effettivamente noi vedremo all'interno del render. Questi due elementi si chiamano, uno Environment Background Camera Map, uno si chiama Environment Crumble, e vanno tutti a confluire in questo Environment Background Switcher, e vanno tutti a confluire in un materiale che si chiama Matte Shadows, che è quello che andrà a catturare appunto le nostre ombre. Infatti vedete che qui abbiamo un Receive Shadows con un'intensità grigio media, che è quella che vedremo all'interno del render. Questo sta a significare che se io farò, diciamo, un render, quindi facciamo un ripasso molto veloce, ad esempio faccio una specie di box, eccolo qua, move, lo sposto qua direttamente, anche nella vista top ci si può muovere un po' meglio, ok. Vuol dire che questo box crea poi le ombre direttamente sopra la nostra illuminazione, quindi avremo le ombre del box riportate, vedete che le vediamo anche in viewport, direttamente sull'asfalto. Adesso quello che noi costruiremo sarà un flusso, questo per far vedere il metodo, poi il file è già presente, quindi io posso creare direttamente un flusso sul mio piano di riferimento. Lo posso fare direttamente qui dentro nella vista top, se sono più, diciamo, se è più semplice per me fare ad esempio una cosa di questo tipo. Ok, concludo, vado a creare una simulazione, quindi gli dico simulate per vedere un po' come si comporta, ecco qua il nostro flusso. Ok, e una volta che ho creato il flusso sarò io che deciderò poi qual è l'aspetto per quanto riguarda anche la proporzione. Questo vuol dire che semplicemente con la lente di ingrandimento mi potrò muovere in relazione a quelle che sono appunto la nostra viewport, perché siamo ancora in modalità prospettica, e quindi potrò semplicemente andare ad creare una giusta altezza di quelli che sono gli elementi rapportandomi a quelle che sono le presenze direttamente all'interno della scena, quindi all'altezza appunto di questo veicolo o degli altri elementi che sono presenti. Oppure posso creare un elemento direttamente all'interno della viewport come abbiamo visto prima, il box, creare un'altezza ad esempio di 170 cm e fare in modo che questo personaggio e il box abbiano la stessa altezza di 170 cm. Una cosa importante è che il piano che io ho creato, che è il piano sottostante, che è quello che va a collidere, diciamo, coi personaggi, con le ombre, non deve essere troppo alto. Troppo alto, vedete, sta a intendere la possibilità di alzarlo o di abbassarlo. Qui adesso sono andato a meno, oppure posso scrivere ad esempio, facciamo una cosa un po' diversa,
dico 1, anzi 10, ok? In questo caso vedete che lui è andato a compenetrare con gli elementi. Questo significa che se io faccio render, io vado a tagliare le gambe di questi personaggi. Quindi, sapendo che il mio plane è stato posizionato a 0 come altezza, la cosa migliore è se notiamo che esiste una compenetrazione, ad esempio di quelli che sono i piedi direttamente all'interno della superficie, è abbassare leggermente di poco questo plane. Lo possiamo vedere molto più semplicemente all'interno di una vista, che è una vista frontale. Qui abbiamo i nostri personaggi, vedete che si muovono, ok? Quindi con una camminata normale non c'è un grosso problema, perché il nostro plane potrebbe risiedere, ecco, direttamente qua, vedete che va a appoggiare. La parte bianca è il plane, la parte soprastante invece è il flusso. Se abbiamo due simulazioni diverse, come vedremo tra poco, potrebbe esserci un piccolo problema, perché la posizione del piede in camminata è leggermente diversa rispetto a quello che è la posizione della corsa. Se infatti io prendo questo elemento, ok, e lo sposto un attimo qua, così, e poi ne prendo un altro, premo il tasto shift e ne sposto un altro qua di fianco, così, ok, e faccio una copia e creo per questo una simulazione un po' diversa, gli dico run. Quindi vado a creare un'altra simulazione, avrò due situazioni diverse, una situazione di camminata per un flusso e una situazione di corsa per un altro flusso. La situazione di corsa per il flusso ha una compenetrazione diversa per quanto riguarda il piede, che possiamo vedere direttamente anche qua all'interno della viewport, vedete che è più basso rispetto a quella che è la camminata normale. Quindi ci troviamo in situazioni di possibile compenetrazione. Se avete queste, diciamo, possibili compenetrazioni, non è un grosso problema, perché è sufficiente selezionare i vari flussi che sono presenti all'interno, diciamo, del nostro sistema. Questo è il flusso della nostra corsa, andiamo a prenderlo, facciamo un piccolo play, disattivate il cubetto se diventano appunto dei cubi, perché lui cerca di giustamente aggiornare più velocemente la viewport. Vedete che questo si chiama Flow 02. Questo Flow 02 può essere portato direttamente in basso o può essere portato direttamente un pochino più in alto e così via. Questo quindi ci dà la possibilità, rispetto alle versioni precedenti, volendo, anche di creare una simulazione in cui i flussi di camminata sono disposti su degli altri livelli, cosa che precedentemente non era disponibile. Quindi sarà sufficiente ad entrare direttamente all'interno della viewport di riferimento, ad esempio la fronte, spostarli direttamente un po' verso il basso, lavorare direttamente con gli spinner e rifare la simulazione per vedere un po' dove vanno a appoggiare i due elementi con dei flussi, ok? E volendo ci si può aiutare anche con dei rettangoli. In questo caso vedete che va ancora un pochino sotto, quindi io potrei andare un pochino in alto facendo un click in questo modo, e poi se voglio posso creare ad esempio un oggetto di riferimento che può essere un semplice rettangolo. Mi posiziono direttamente qua e so che questo piede e questo piede devono essere posizionati bene o male alla stessa altezza. Quindi selezionerò sempre il nostro flow, che si chiama flow 02, direttamente all'interno di questo strumento, che è molto comodo, e mi sposterò un pochino in alto, farò una simulazione in questo modo e andrò, ecco, ad alzare il mio personaggio. Così sono sicuro che tutti i personaggi in questo caso risiedono automaticamente sulla stessa altezza.